Benvenuti, bentrovati alla usuale appuntamento della rubrica del Gallo con le spine. Quest'oggi analizzeremo la differenza che passa tra un polpo verace, o anche chiamato Octopus vulgaris, rispetto a un moscardino chiamato Elodene moscata in latino, o anche chiamato comunemente polpo di paranza. Spesso avviene questa confusione, perché? Perché non vi è una informazione all'acquisto, e io me ne rendo conto. Proprio per questo noi facciamo questi video informativi, per aiutare la gente a scegliere e a capire cosa si compra. Poi uno può essere libero di comprare ciò che si vuole. Innanzitutto analizziamo i colori. Quella è la prima cosa principale quando andiamo a comprare un polpo verace. Il colore deve essere, come lo vedete in questo caso, misto, dal marrone al grigio al verde, sfumature verdi, sfumature rosse, sfumature marroncine, sfumature gialle. È la bellezza del polpo verace. Deve essere colorata. Cosa significa quando un polpo verace è colorato? Che è estremamente fresco. Perché? Perché già con 2 giorni di pesca incomincia a perdere tutti i colori. Non significa che è da buttare, per carità, non significa che non può essere consumato, ma perché non poter scegliere un polpo verace tutto bello colorato e fresco, piuttosto che prenderne un altro che ha perso i colori? La domanda del secolo, e la risposta è questa che vi ho detto. Andiamo ad analizzare adesso la differenza che passa invece tra un moscardino o Elodene moscata e un polpo verace. Innanzitutto, sicuramente la cosa che vi hanno insegnato e che avete imparato anche girando per la rete, noi adesso abbiamo questa grande fonte di scienza che è la rete. Senza di essa sarebbe complicato, se non si ha contatto tutti i giorni con i prodotti. La prima cosa da analizzare sono i tentacoli, partendo dal presupposto che in entrambi i tipi di cefalopode ne abbiamo 8, proprio per questo si chiama octopus il polpo verace. Ma la cosa fondamentale di differenza è che il moscardino o polpo di paranza ha una sola fila di ventose, a differenza del polpo verace che invece ne ha 2. La principale differenza, sicuramente la grandezza. Un polpo moscardino di paranza più grande di questo è complicato. Diciamo, quando un polpo arriva a 4 etti, mezzo chilo, il moscardino già è una bella pezzatura. Polpo verace può arrivare anche a 4, 5, 6 kg, ne vidi uno tempo fa, forse il record che ho mai lavorato io era 4,8 kg. Polpo verace o il moscardino? Non c'è una risposta a questa domanda, perché spesso poi si entra in una parentesi di gusti che non si possono discutere. Vi dico sicuramente che il polpo verace è quello più adatto da fare con la famosa insalata di polpo, il famoso polpo e patate, il famoso polpo rosticciato. E il moscardino si usa principalmente per fare alla luciana, ma anche insalata. Sono 2 specie diverse, nonché della stessa famiglia, sono 2 pregi diversi. Il polpo verace è sicuramente più richiesto rispetto a un polpo bianco, ma entrambi di qualità. Mi raccomando, quando scegliete il prodotto, accertatevi che sia un prodotto italiano. Abbiamo tanto prodotto italiano nei nostri mari ed è giusto utilizzarlo, rispettando i tempi, rispettando la legalità della pesca. Un'altra differenza che spesso, un'altra cosa che spesso ci crea confusione è tra il polpo verace e la famosa polpessa, spesso identificata come la femmina del polpo. In realtà non è così, sono 2 specie ben distinte, anche se della stessa famiglia. Purtroppo non ho la polpessa da farvi vedere, perché noi non la lavoriamo. È proprio un'altra specie di polpo, la si distingue perché sulla testa ci sono spesso dei punti bianchi molto frequenti, la si distingue perché i tentacoli della polpessa sono molto più lunghi rispetto a quelli del polpo verace, e le ventose sono regolari. Vedete qui nel polpo verace ne abbiamo una di fronte all'altra, più o meno parallele, cosa che invece non c'è nella polpessa. Queste sono le 2 distinzioni principali, ma mi raccomando, non scambiatela per la femmina del polpo. In realtà non è così, sono 2 specie ben distinte. E vi insegno anche un'altra cosa: il polpo verace spesso vi sarà capitato di trovare un tentacolo spezzato rispetto agli altri. Sapete il perché? Perché il polpo verace sono degli esseri viventi estremamente intelligenti.
e un tentacolo degli 8 presenti nel polpo verace equivale all'organo riproduttivo. Quindi in fase di accoppiamento il maschio inserisce il tentacolo che riproduce e secerne la sostanza per far rimanere incinta poi la femmina e scappa. Scappa perché? Perché spesso e volentieri dopo l'accoppiamento la femmina se magna il maschio anche nella famiglia dei polpi veraci e comanda la donna, comanda la femmina. Quindi il polpo verace ha capito questa antifona, come si dice a Roma, invece di rimanere attaccato al polpo femmina, quindi rischiando la vita, gli lascia il tentacolo. Quindi quando vedete così spesso, non sempre, perché alcune volte può essere anche un attacco di altri pesci, ma spesso è una conseguenza della fase di accoppiamento. Seguiteci sempre con le nostre rubriche di ittiche. Il gallo con le spine vi informerà, vi illustrerà, vi aiuterà. Ciao!